quanti arcade originali hai? La collezione mi è sfuggito un po' di mano, è arrivata quest'anno già a quasi 400 cabinati originali. Ciao e bentornato nel mio canale, io sono Pietro Costanzo e questo è Talk Stories. Oggi come sempre ho un ospite che ti voglio proporre, Antonio Nati, che è il proprietario, diciamo colui che ha fondato Arcade Story. Ciao Antonio! Ciao Pietro, tutto bene? Tutto bene, grazie. A parte un po' di allergia, non so se si sente. Leggermente. Leggermente, va bene. Qual è la cultura dei cabinati, degli arcade nel mondo, ma anche in Italia? Beh, allora, in Italia siamo più portati verso il multigame, quindi all'interno di un cabinato ci devono stare più di 1000-2000 giochi, proprio perché la cultura che c'era in Italia all'epoca era quella di non avere delle macchine originali, ma dei bootleg, si chiamano bootleg nel gergo inglese, sì. Quei videogiochi copiati dall'originale e modificati in piccole cose. Invece in Europa e in tutto il mondo il cabinato originale è molto ricercato, perché oltre ad avere un valore che si rivaluta nel tempo, è anche una macchina che praticamente è inemulabile, perché certo. I giochi precisi al dettaglio è veramente difficile riuscire a riprodurli con l'emulatore, e quindi queste macchine sono, ad esempio, ti faccio l'esempio pratico, OutRun con il volante che sì. Vibra, è impossibile da riprodurre con un emulatore. Quanti arcade originali hai? Già lì ne vedo un po' dietro di te. Qui siamo nello showroom adibito a sala giochi, dove teniamo un po' le chicche, ma la collezione mi è sfuggito un po' di mano, è arrivata quest'anno già a quasi 400 cabinati originali, tutti provenienti dall'America e soprattutto tutti con un unico gioco, non multigioco come in Italia adesso va di moda. Senti, e sono tutti funzionanti questi 400 oppure c'è qualcuno che ahimè non si può recuperare? Sì, recuperiamo tutto, l'80% è funzionante e il 20% è sotto i nostri ferri per poterlo ripristinare a farlo giocare il più breve tempo possibile. In che senso sotto i tuoi ferri, sotto i vostri ferri? Cosa fate? Andate proprio ad intervenire sulla, diciamo, l'elettronica dell'arcade? L'elettronica dell'arcade, il monitor, perché va conservato il tubo catodico, il legno e il colore e anche gli adesivi quando ci sono. Quindi fate un vero e proprio restauro quando serve. Esatto, facciamo un restyling, un restauro con tutto ciò che serve per riportarlo allo splendore di una volta. Senti Antonio, ti andrebbe di giocare alla nostra Random Box? Certo, volentieri. Random Box. Come si fa? Questo è il momento in cui chiedo un po' come funziona il dietro le quinte di una passione, di un'attività. Ecco, mi sono sempre chiesto come tu fai arrivare i tuoi arcade, i tuoi videogame, da dove, in che modo. E a proposito di questo, sono andato a selezionare dei video su YouTube, sul tuo canale Arcade Story. Ecco, che cosa succede in questo video? Ecco, qui è appena arrivato un container pieno zeppo di cabinati, di videogiochi, di flipper e anche di accessori che si trovano solo in America. Come vedi, qui c'è un Pac-Man e stiamo iniziando a scaricare un flipper. Qui ci sono i box della Coca-Cola. Praticamente viene riempito proprio fino all'estremo di tutti questi videogiochi e noi un po' alla volta li scarichiamo e li mettiamo nel nostro magazzino pronti per essere sistemati. Questo è un Silent Scoop, questo qui invece è un tavolino di Miss Pac-Man, sì. Il mitico Pac-Man che è arrivato con questo, beh, ne sono arrivati tantissimi di Pac-Man perché è tra i più richiesti, però li facciamo. Ah, lì dietro c'è il pod di Star Wars, una cosa visto. Meravigliosa, veramente un monitor a 180 gradi. Wow, ma senti, ma non ho capito, ma tu acquisti il container intero oppure è, diciamo, riempito in base ai tuoi ordini singoli? Sì, esatto, io faccio delle ricerche in tutta l'America per sì. Trovare appunto questi cabinati, a mio avviso, più belli da tenere, più originali. C'è un servizio nel Maryland dove loro mi tengono parcheggiati tutti quanti
questi videogiochi fino a quando non raggiungono il numero tale da poter riempire il container e fare in maniera tale che venga spedito. Ma ho visto che ci sono anche prodotti vintage, come ad esempio mi pareva di aver visto un frigo della Coca-Cola, quindi ricerchi anche questi tipi di prodotti? Siccome vado a vedermi anche le aste online che ci sono in America, ogni tanto in asta mettono dei prodotti vintage tipo della Coca-Cola oppure distributori di ciunghe, quelli rotondi che sì, c'erano una volta, e se il prezzo è interessante provo a fare la mia puntata, se la vinco li porto, importo. Il secondo video invece che sono andato a selezionare è proprio un unboxing di un singolo cabinato, mi ha veramente affascinato, lo voglio commentare con te. Ecco, cosa sta succedendo qui? Qui era arrivato dall'Inghilterra, che anche qui c'era stata una sequenza di importazioni dall'America. Comunque avevo fatto importare 4 videogiochi. Questo che sto scartando, sì, esatto, è un Defender. Il venditore è stato molto bravo perché l'ha avvolto nelle coperte. Addirittura? Sì, con le coperte si riesce a stare attenti a tante problematiche che potrebbero arrivare dalla mala gestione, certo, del trasportatore. Botte, sì, grazie. Esatto, soprattutto botte, perché molte volte mi sono arrivate dei cabinati che avevano preso delle botte impressionanti, proprio buchi veri e propri all'interno del legno. Ho visto, come che, vedi qui. No, ma ho visto poi sopra che c'era addirittura della bruciatura di sigaretta, vedo. Quelle purtroppo nel passato si fumava nelle sale giochi e quindi le sigarette venivano appoggiate nella plancia mentre si giocava ed venivano dimenticate, si esaurivano sopra la plancia e quindi venivano bruciate le plastiche. E questo è un po' il retro, questo è il contenuto di quello che c'è all'interno del videogame. Esatto, sì. Qui c'è un monitor tra i più diffusi, questa è una scheda della Williams che ha 5 schede, mi sembra, sono difficilissime da riparare, però facciamo partire tutto noi. Ma quelle schede lì, cioè dentro quelle schede, dentro quei chip esiste il videogame? Sì, allora il videogame è praticamente all'interno di una scheda dove ci sono tutte delle EEPROM con scritto sopra il nome del gioco. Poi a parte c'è la scheda audio che riproduce tutti i suoni e le musichette del gioco. Poi c'è la scheda dell'alimentazione, okay, della power supply, sì, la quale crea tutte quante le tensioni adatte per far funzionare il gioco, e poi c'è l'altra scheda che è la scheda video che dà i segnali video poi al monitor. Abbiamo visto come arrivano questi cabinati, no? Dall'America o dall'Inghilterra, insomma da dove tu li trovi, ma in che modo li vai a recuperare? Dove li cerchi? Come avviene questo processo di ricerca e poi insomma di spedizione? Beh, devi pensare che all'inizio è stata una cosa difficilissima perché noi italiani siamo visti un po' in maniera dubbiosa, diciamo così, dagli americani, perché hanno avuto delle brutte esperienze con noi e quindi quando ti approcci con delle persone per fare degli acquisti ti rispondevano immediatamente no, non mi interessa, non vendo in Italia, cosa del genere. Io comunque ho sempre insistito, mi sono sempre dato da fare su Facebook e su forum americani, anche su siti dove facevano delle vendite come aste, e finalmente sono riuscito a farmi una rete di venditori che adesso mi contattano e mi dicono: guarda, se vuoi ho un Pac-Man in vendita oppure ho un Donkey Kong, ti interessa? Questo è il prezzo, ci mettiamo d'accordo e facciamo la spedizione. Ho un'azienda che si occupa di tutte le spedizioni in tutto il territorio americano e me le fa avere nella città Hankstown in Maryland, dove ho la sede del container e dove ci sono delle persone che mi caricano questi giochi all'interno del container per poi fare la spedizione in Italia. Senti, al di là di questa pandemia, è possibile giocare con i tuoi videogame? Molto molto volentieri, perché la cosa che dà più soddisfazione a quello che io faccio, cioè alla collezione di questi giochi, è vedere le persone che giocano con i miei cabinati e che si divertono. Infatti quello che vedete alle mie spalle è quello che ho creato nella sede di Arcade Story, e dove sono già venute delle persone prima che iniziassero le chiusure, certo, a giocare con i videogiochi, e poi portare appunto questi videogiochi in giro a fiere, ad esempio al Bologna Nerd, al Modena Nerd e ad altre fiere importanti che si sono svolte in Nord Italia.
i giovani oggi sono attirati da queste tecnologie, insomma, di qualche decennio fa, e soprattutto si gioca ancora con le monetine? Beh, allora, i ragazzi oggi giocano tantissimo con gli arcade, facendo delle sfide online con un sistema di emulazione che mi sembra si chiama Fight Arcade, una cosa del genere. Ci sono tantissimi canali su Twitch dove questi ragazzi giocano tra di loro, fanno delle sfide. Sto cercando di far conoscere a questi ragazzi come era l'involucro che conteneva questi giochi, perché chi è nato nel 2000 ha visto pochissime sale a giochi in vita sua e quindi non sa che i giochi una volta erano all'interno di un involucro, un mobile di legno con un joystick, dei bottoni, in volante o quant'altro servisse per giocare. E soprattutto quando vado nelle fiere impazziscono a vedere questi mobili così particolari, colorati, con disegni di ogni tipo, e si fanno un sacco di selfie, di foto, si taggano, ed è una soddisfazione vedere un po' questo interesse da parte dei ragazzi. Altro discorso è per il gettone, che una volta serviva a mettere i 200 lire o le 500 lire all'interno del gioco. Mi sono un attimino inventato qualcosa di differente per creare così la sala giochi 2.0, un punto di partenza per magari riuscire a riportare le persone all'interno delle sale giochi. In questo caso abbiamo creato una tessera, sì, con la quale è possibile, tramite un dispositivo collegato al videogioco, dare il credito virtuale. Il credito virtuale di per sé è già stato inventato. Quello che io ho cercato di fare è fare in maniera tale che il record che viene eseguito dal giocatore in quel momento lì venga memorizzato nel suo profilo, e quindi abbia la possibilità a fine giornata, se è detentore del record, vincere dei gadget che noi mettiamo in palio giornalmente per tutti coloro che si vogliono cimentare in queste sfide. Senti, ti andrebbe di giocare invece al mio gioco, alla Random Box? Certo, volentieri. Random Box. Che cos'è quello? Anche qui vado sui social dell'ospite con cui sto chiacchierando per, insomma, scoprire e commentare insieme delle immagini che mi hanno davvero, davvero colpito. Questi dovrebbero essere dei cabinati originali, vero? Come questo. Questo è una cosa veramente rara che sono riuscito a trovare, e mi invidiano anche in America per la particolarità che ha questo gioco. Penso che molti di voi conosceranno Carmageddon, il gioco che è uscito per PlayStation, che dovevi prendere sotto delle persone. Questo è il suo padre, certo, spirituale. Quando è uscito nel 1976, con la macchinina dovevi investire delle persone che passavano. Come vedete nella foto ci sono una serie di croci tutte sparse per lo schermo. Quelli erano gli omini che erano stati investiti dalla macchina. Ok, certo. Il gioco era investirne il più possibile per avere il punteggio più alto. Non, certo, c'era nient'altro da fare. Però quando veniva investita la persona si sentiva un urlo, il quale era un po' agghiacciante per l'epoca. Infatti un giornalista che passava nella sala giochi e vide questo gioco fece immediatamente un articolo di sdegno per come i videogiochi insegnavano alle nuove generazioni vivere male, cioè vivere da criminali. Invece di dare una brutta pubblicità a questo gioco, la Exidy, che è colei che ha creato il cabinato e il gioco, ebbe un'impennata delle vendite. Passò da 300 cabinati a 3600 cabinati. Praticamente questo giornalista gli ha fatto pubblicità. Gli ha fatto una grandissima pubblicità. Dopo lo Stato è intervenuto e ha fatto smantellare quasi tutti i cabinati, quindi per quello adesso è diventato raro, perché non se ne trovano più in giro. Certo, però tu ce l'hai. Senti, invece questo videogioco che cos'è? Quantum? Questo è un gioco vettoriale. Questo gioco è importantissimo. Beh, prima di tutto ne hanno creati solamente 500 in tutto il mondo, non ce ne sono di più. Fa parte di un accordo che Atari aveva stipulato con dei ragazzi che avevano, tra virgolette, hackerato le loro schede per renderle più difficili da giocare. Atari aveva fatto
un'ingiunzione con un risarcimento di 15 milioni di euro a questi ragazzi, solo che poi in processo ci ha ripensato e ha detto: cavolo, se perdiamo però poi giustifichiamo tutte le persone a poter fare hack alle nostre schede. E allora si sono messi d'accordo, hanno patteggiato e hanno detto: noi ritiriamo la richiesta di 15 milioni, però voi in cambio ci chiedete l'autorizzazione a fare dei videogiochi e soprattutto scrivete il codice per noi di 4 giochi. Uno di questi appunto è Quantum, ed è stato scritto interamente per la prima volta da una donna. Senti, ne ho selezionata una terza di immagine, anzi di più immagini da vedere, anche questo è molto raro. Un altro gioco veramente raro, perché tutti voi conoscete sicuramente Kubert, il personaggio con fatto a palla, lo vedete nella foto centrale in basso, sì, con la proboscide, sì, di colore arancione. Sicuramente nel film Pixel del 2015 con Adam Sandler era il premio degli alieni del secondo stage che avevano fatto. Questo personaggio lo si conosce per il primo gioco, Kubert. Questo invece è il seguito, il quale è stato ispirato dal cubo di Rubik. Infatti all'interno del gioco ci sono dei cubi da girare e far vedere tutti quanti la stessa faccia. Quindi facendo vedere tutta la stessa faccia si va avanti di livello. E quali sono gli arcade invece più richiesti? Ovviamente il più richiesto di tutti è il simbolo degli arcade, quindi Pac-Man. Ogni persona che mi chiama desidererebbe avere in casa un Pac-Man. Poi quelli un attimino più ferrati con il mondo arcade vanno sulle richieste di Donkey Kong, Braccio di Ferro, Track and Field sarebbe quello delle Olimpiadi, e poi via di seguito tutti gli altri, sparatutto tipo Space Invaders o Galaga, Tetris, perché ha fatto un grandissimo successo con le console da casa, fino ad arrivare al mitico gioco che il Nintendo Switch ha riproposto in una nuova veste grafica proprio in questi giorni, Ghost Goblin. Facciamo un passo indietro, abbiamo nominato tante volte Arcade Story, ma che cos'è Arcade Story e soprattutto come ti nasce questa passione? Ma allora, Arcade Story è nata perché la mia passione per i videogiochi mi ha portato a conoscenza di tanti piccoli dettagli che la maggior parte di noi non conosceva. Quindi a partire da Pac-Man, Donkey Kong e tutti questi giochi, leggendo vari libri, leggendo vari forum in giro per il mondo, sono venuto a conoscenza di una novella, ecco, che racconta la nascita di Super Mario, come la nascita di Luigi, come potrebbe essere anche la nascita di Pac-Man, che è stato creato da un'idea mentre mangiava la pizza il suo creatore. Tutta una serie di curiosità che mi hanno portato a fare dei video e raccontare per ogni cabinato che importavo dall'America degli aneddoti carini che potrebbero avere interesse per gli appassionati. E da lì ho iniziato a dire: beh, adesso devo raccontare Pac-Man, adesso devo raccontare Donkey Kong, adesso devo raccontare Track and Field, e così ho continuato a importare merce per raccontarla che ho perso il conto. Allora Antonio, prima di concludere questa intervista mi piacerebbe conoscere i tuoi social e un eventuale sito in cui andare ad informarsi, no? Approfondire. Allora, guarda, il sito è arcadestory.it e nei social siamo presenti ovunque con situazioni differenti, quindi da Facebook a Instagram, per far vedere le novità che ci arrivano, sempre con la ricerca Arcade Story. Su Twitch facciamo delle dirette molto carine che riguardano come ripariamo i monitor o come ripariamo il legno dei cabinati, e facciamo vedere un po' il magazzino dove abbiamo stivato tutti quanti i nostri cabinati. E su TikTok facciamo delle pillole arcade dove facciamo vedere qualche curiosità dei videogiochi o qualche curiosità sulla riparazione dei videogiochi. Antonio, grazie mille della tua disponibilità. Grazie a voi, è stato veramente un piacere come sempre, e chiamatemi che sono sempre a vostra disposizione. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video metti mi piace, iscriviti al canale e soprattutto clicca sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche. Noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video. Bye bye!